Claudio Fiori, tecnico del Prato Calcio a 5, chiamato per salvare una squadra che sembrava spacciata, missione compiuta. Ma sì, sono stato chiamato per dare una mano a questa squadra in modo da potersi salvare in questa categoria. Purtroppo quando sono entrato ho trovato una situazione un po' critica, perché oltre agli infortuni c'erano le varie squalifiche, c'era un modo di giocare totalmente diverso da come prediligo io, perciò c'è stato da lavorare tantissimo e per fortuna i ragazzi sono messi subito a mia disposizione per poter lavorare e fare in modo di poi di raggiungere questo che per noi è stato un grandissimo obiettivo, che era la salvezza. Un jolly è stato rappresentato dai giovani lanciati in prima squadra con Genzini e Russo su tutti. Sì, i giovani lanciati in prima squadra, Genzini e Russo su tutti. Il problema probabilmente all'inizio di questa squadra, che era già una squadra in partenza di campionato, e purtroppo lo spazio per i giovani non c'era, perché era già una squadra quadrata. Poi purtroppo, e forse per loro per fortuna, ci sono stati dei grossi infortuni, le squalifiche, e purtroppo bisogna lavorare col materiale che si ha in mano, e fortunatamente ho trovato del buon materiale, come dici te, Russo, Genzini, ma anche Borrelli, anche Nardini, anche Alessio il portiere, insomma. Dovrei fare i complimenti a tutti, perché ci sono comunque delle persone che non sono state neanche mai convocate in partita, che hanno dato una grande mano per far sì che succedesse quello che è successo, che è la salvezza. Mi dispiace soltanto che la salvezza è stata raggiunta all'ultima giornata, questo sì, mi dispiace, però sono molto contento. Premesso che il Prato ha vinto 4 delle ultime 5 partite, c'è stato mai un momento in cui avete temuto di non farcela, di andare quantomeno ai play-out? Sì, sì, su un paio di partite, soprattutto quella di Grosseto e col Poggi Ponzi, lì ho visto un po', insomma, una situazione un po' brutta, però purtroppo quando sono arrivato qui ho trovato una situazione critica, perciò diciamo mi sono abituato alle situazioni critiche, e quella di oggi era una partita troppo fondamentale. La squadra, come torno a dire, c'era, poi in settimana tra l'altro si è infortunato Quattrini, insomma un giocatore fondamentale per la lotta alla salvezza, però ho visto che la squadra ha reagito benissimo e oggi ha dato una grande prova di maturità. Avete già parlato di futuro, eravate solo concentrati sul presente. Fiori, Prato, qual è adesso la situazione? Ma buttato qualcosa là, ora per me era fondamentale portare la squadra alla salvezza. Ora vedremo in settimana, faremo un allenamento e si parlerà con la società. No, non posso dire niente di che, perché non conosco realmente i progetti del Prato, quello che vorrà fare l'anno prossimo. Anch'io ho delle piccole difficoltà, bisogna vedere se riusciamo a far compatire i miei tempi con i tempi del Prato.